storia tagliente di Maniago inizia 600 anni fa, quando il conte Niccolò di Maniago decide di derivare un canale dal torrente Colvera e, in corrispondenza dei salti di quota nella prima parte del corso del canale, nascono i primi opifici alimentati ad acqua, tra cui mulini, segherie e i primi battiferri. Cosa accade nel battiferro? Accade che tutto ciò che i fabbri realizzavano prima a mano, con l'ausilio del proprio braccio e del martello, inizia a essere realizzato grazie alla forza dell'acqua, grazie a grandi magli, detti magli a testa d'asino, che sostituendo il braccio contribuivano ad aumentare la forza, aumentare la produzione, a diminuire la fatica del lavoro. Lungo questa roggia, già pochi anni dopo la sua derivazione, sorgono quattro battiferri. E in questi battiferri i fabbri riescono a specializzarsi molto, soprattutto nella parte più complessa legata al loro lavoro, che è quella legata al trattamento termico degli acciai, dei quali diventano molto esperti. Il passaggio dalla figura del favri da gros, cioè il fabbro del battiferro che produce essenzialmente strumenti da lavoro per la vita quotidiana, a quella del favri da fin, che semplificando molto possiamo chiamare in italiano coltellinaio, ma in realtà è fabbro da rifinito, cioè colui che produce piccoli oggetti da taglio completamente rifiniti, avviene in parte probabilmente per una richiesta di mercato e perché le esigenze della vita stavano in qualche modo, della vita quotidiana stavano in qualche modo cambiando. Producendo oggetti da taglio rifiniti in tutte le loro parti, non hanno più bisogno del maglio, non hanno più bisogno della vicinanza della roggia. E così l'attività si trasferisce nelle case, anche distanti dalla roggia, dove i figli imparano il lavoro dei genitori e questa attività si tramanda e arriva fino a noi oggi. La specificità del luogo in cui ci troviamo, il Museo dell'Arte Fabbrile e delle Coltellerie, è quella di essere un luogo del ricordo, in qualche modo, che ricorda questa tradizione, questi 600 anni di tradizione artigiana, ma immersi in un comparto produttivo che è ancora molto attivo e molto fiorente, dove operano circa 80 aziende che si occupano di produzione di tutti i tipi di oggetti da taglio. Quando si viene accolti a Maniago, quando si arriva a Maniago, si viene accolti da un cartello che recita Città di Maniago, Città delle Coltellerie. Sarebbe più corretto parlare di Città delle Lame, in quanto all'interno delle aziende del comparto sono stati e vengono ancora prodotti tutti gli oggetti in grado di tagliare, dai coltelli e utensili per la cucina, professionali per la macelleria, per esempio, e coltelli da caccia, coltelli multiuso, oggetti medicali e per l'odontoiatria, fino a che alcune delle lame sono arrivate anche all'interno dei set cinematografici, diventando protagoniste di alcune pellicole molto importanti. Molti anni, nell'oltre 50 anni di lavoro, di attività della mia bottega, nella mia bottega si sono prodotti una ampia e varia quantità di riproduzioni di armi antiche, un periodo storico che spazia tra il periodo dell'età del bronzo fino al 1700. Questi oggetti comprendono varie tipologie di armi e armature, ad esempio armi inastate, spade, spadoni a due mani, pugnali, mazze, scuri, elmi, armature, scudi e varie altre cose di questo genere. Negli anni i nostri prodotti hanno reso felici moltissimi clienti in giro per il mondo, che inizialmente le acquistavano per uso di collezionismo e anche per arredamento, per arredare le loro case, i castelli e le ville. Più di recente hanno cominciato ad essere impiegate anche nell'uso in rievocazioni storiche e occasionalmente anche per il cinema. Ho lavorato per anche dei film famosi che hanno anche vinto premi Oscar. Talvolta le richieste arrivano direttamente dalla produzione, mentre altre volte,
le richieste arrivano da fornitori per il cinema, ad esempio attrezzisti, costumisti, redattori. Tra questi film ho lavorato per i seguenti: Braveheart con Mel Gibson, I tre moschettieri della Walt Disney, Romeo e Giulietta di Carlo Carlei, Io Don Giovanni di Carlo Saura, Agada di Rondalli, Caravaggio con regia di Longoni, Il primo re di Matteo Rovere, Dracula di Francis Ford Coppola, Robin Hood con Kevin Costner, e non sto a citarne altri perché magari la lista diventa lunga e noiosa. Bless thee and keep thee. The Lord causes light to shine on thee. The Lord lift up his countenance upon thee. Comunque, per me è stato un grande piacere fornire le armi per il cinema e anche una grande soddisfazione. E quando vedo le mie opere nelle pellicole, vedo che hanno fatto bella figura, ho visto che hanno fatto bella figura. E, come nel caso di Braveheart, quando Mel Gibson ha lanciato lo spadone due mani, e questo spadone è andato a conficcarsi nel terreno flettendosi molte volte, e questo è indice di una buona qualità della tempra. Per realizzare i miei lavori mi avvalgo sempre degli originali che posso vedere nei musei o nelle collezioni private, oppure anche nell'iconografia dell'epoca quando questi non sono più esistenti. Per cui dietro a qualsiasi mia realizzazione c'è sempre uno studio approfondito e anche che analizza la tecnica costruttiva, ma quella non è determinante per raggiungere l'obiettivo. Quello che è importante è l'esito finale, il risultato finale dell'oggetto costruito, che deve essere il più possibile simile all'originale. Io guardo non solamente le forme, ma cerco anche di analizzare i pesi, perché c'è tutto uno studio dietro, perché se una cosa non ha il suo giusto peso, il suo giusto bilanciamento, non può funzionare. Gli utilizzatori, sia nel cinema a volte, ma soprattutto quelli che fanno le rievocazioni storiche e fanno i combattimenti medievali e la scherma antica, che utilizzano le mie spade, hanno bisogno di pesi precisi e bilanciamenti perfetti, altrimenti non avrebbero la stessa funzione le mie spade di ricostruire una tecnica di combattimento corretta. È importantissimo che i pesi e i bilanciamenti vengano rispettati. Uncle John! In here! Afternoon. Did you finish breaking out the horses? Lion Steel è una piccola azienda industriale specializzata nella produzione di articoli sportivi. Nella filosofia di Lion Steel c'è sempre la ricerca di sfide nuove, sia in termini di innovazione e anche di marketing. Questo nel 2014, quando un nostro amico e collaboratore tedesco Dietmar Pohl mi chiese e mi invitò a partecipare a un progetto particolare, che era un progetto legato al mondo del cinema, e io ovviamente ero in grossa difficoltà a dire di no, proprio perché il nome che c'era dietro era un nome altisonante, era un nome che mi legava anche all'infanzia, era quello di Sylvester Stallone, e questo amico mi aveva chiesto se volevamo partecipare a provare a creare il coltello per l'ultimo film di Sylvester Stallone. You know what this is? A small knife. No, it's Damascus steel. It's a letter opener I made for when you go away to college. And it will add on these white handles. Letter opener. It'll be beautiful on your desk. Era il 2014, in quanto la Millennium Film aveva deciso di replicare l'ultima edizione del film di Rambo. Siamo quindi partiti, abbiamo creato un progetto su nostra completa idea, l'abbiamo presentato alla Millennium, la quale ha presentato Sylvester Stallone. In primo momento questo progetto era piaciuto e quindi siamo entrati nel loro cerchio. Nel 2016 però Sylvester Stallone ha deciso di non
almeno questa sono informazioni, di non andare avanti col film, ritenendo che ormai la sua età non era in linea con il tipo di progetto, e quindi è stato completamente abbandonato. Nel 2018, a maggio, mi arriva di nuovo una telefonata da questo mio collaboratore, Mise Gianni. Qua è cambiato tutta la situazione, hanno deciso di nuovo di rifare il film, e siccome hanno già in mano il nostro prodotto, ci chiedono di rifarne un altro, però con determinate modifiche, ad esempio il manico del coltello più piccolo, in quanto sfigurava la mano di Sylvester Stallone, che era troppo piccola in proporzione del manico, e mi dice sì, c'è questa possibilità, però entro 3 mesi dovete produrre dobbiamo produrre 2 linee di coltelli con una serie di 5 prodotti con lunghezze di lame diverse, a tutta lama, a 3/4 e senza lame per motivi di ripresa. Ovviamente sono salito sul carro del progetto, siamo messi a capofitto, abbiamo lavorato, abbiamo presentato questo progetto, quindi siamo nel settembre del 2018. Di Edmund Poole, che quindi si occupava di tutta la parte commerciale e di contatti con la Millennium, con Sylvester Stallone, è andato a Sofia in Bulgaria, ha presentato il progetto e dopo 2 giorni mi telefono e dice siamo dentro, hanno scelto il nostro prodotto, siamo dentro nel film. Quindi con grande soddisfazione siamo riusciti a produrre questo importante pezzo che non ha, penso, non ha uguali nella visibilità. Penso che probabilmente è legato forse alla mia età, alla mia generazione, ma la prima associazione che chiunque fa su un coltello di grande dimensione è il coltello di Rambo. La difficoltà per noi più grossa nel momento in cui abbiamo disegnato il coltello era quello di cercare di fare qualcosa in linea ma diverso, sapendo che il capostipite di questa serie di coltelli è un pezzo da 90, in quanto tutti lo conoscono, il coltello con la vite in fondo che si svita con tutti gli oggettini dentro, e quindi era una cosa abbastanza difficile. Questa parte non l'abbiamo inserita, abbiamo cercato di creare una linea molto accattivante che poi si prestasse molto sulla cinematografia, quindi anche sulla presentazione. Infatti gli stessi cartelloni pubblicitari del film, c'è la faccia di Sylvester Stallone che si vedono sugli occhi nascosti dietro la lama del nostro coltello. La nostra azienda, Coltelleria Maserin, è stata fondata nel 1960 da nostro padre. Adesso alla guida dell'azienda ci siamo io e i miei fratelli Gianfranco e Maurizio. La nostra azienda è specializzata nella produzione di coltelli, in particolare nei coltelli sportivi, però negli anni abbiamo comunque iniziato anche una produzione di coltelli da cucina e abbiamo diverse linee. La nostra azienda non si è fermata solo a una produzione puramente commerciale, abbiamo avuto anche l'occasione di poter proporre le nostre lame per film o per serie TV. In particolare il coltello Diabolic è stato utilizzato nella serie TV messa in onda da Sky nel 2012 e sarà anche presente nel film che verrà presentato entro la fine di quest'anno. Inoltre abbiamo un altro coltello, un'altra collaborazione con Nicolai Lilin, il quale ci aveva chiesto di realizzare un coltello ispirato alla tradizione russa, tratto del quale parlava nel suo libro Educazione Siberiana, dal quale è stato tratto un film con John Malkovich a regia di Gabriele Salvatores. Nasce sempre tutto da un disegno, da un'idea che viene prima presentata. Ecco, Diabolic in realtà l'abbiamo anche disegnato e prototipato, realizzato il prototipo, però nasce sempre tutto da un disegno, perché poi bisogna vedere anche la fattibilità del disegno, cioè bisogna poi anche fare e progettarlo a livello anche meccanico per capire se effettivamente poi è funzionale. C'è stato un ritorno, anche perché pensi che il coltello di Diabolic è stato realizzato quasi 10 anni fa e ancora adesso lo continuiamo a vendere, ce lo vengono a richiedere, quindi abbiamo avuto anche delle ottime vendite. È nato
per un progetto diverso, per un progetto nel mondo del cinema, e poi si è comunque riversato anche dal punto di vista commerciale, è stato un bel progetto.